Ed eccoci quindi alla puntata del venerdì. Andiamo a salutare gli ospiti. Parto dalla mia sinistra, Gian Piero Galeazzi, ospite sempre il venerdì. Buongiorno, grazie. E poi lei è di origine francese, ma da molti anni è in Italia, ha partecipato a 70 puntate del Costanzo Show. E Davi, che fai con quel microfono in mano? Aspetta un attimo, Charlie, vuoi venire per favore a rimettere il microfono? Non devi distruggere le cose, mo l'hai fatto cadere, pure la calamita hai fatto cadere. Allora, invece parliamo anche di viaggi con questa giornalista, è qui a diretto generale, che piaceva molto alle ragazzine, che si chiamava Cioè, vero? Sì. Vabbè. E poi ancora accanto a Monica Ciccolini, appunto, che ha scritto questo libro, il secondo romanzo, Il cielo bugiardo, c'è una viaggiatrice solitaria, appassionata di popolazioni aborigene, sta per partire alla ricerca dei pigmei ed è venuta a farsi un ripasso con me, con Diacono, prima di partire, giusto? Giusto. Va bene, allora, la signora si chiama Raffaella Milandri e cominciamo la puntata ufficialmente. Prego, Nancy. Lei, signora Milandri, leggevo che recentemente, non so dove, è diventata sorella di un capo tribù indiano. Infatti. Che a sua volta era fratello di Barack Obama, quindi lei è sorellastra in qualche modo del Presidente degli Stati Uniti? Sì, lui non lo sa purtroppo, però io sono sorella adottiva di Cedric Black Eagle, che appunto è il Presidente della Nazione Crow, del Montana. Sì. Senta, in Africa dove è stata? In Africa sono stata in Botswana, Namibia e... Non ha incontrato Veltroni, che spesso... Io normalmente evito gli italiani quando vado fuori, perché cerco di avere contatti soprattutto con le persone del posto. Beh, sì, se no che va a fare? Ecco. Che lei fa questi viaggi in solitaria, da sola? Sì, assolutamente sì. Possibilmente anche in fuori strada, nel senso laddove posso, dove mi è concesso, diciamo noleggiare un fuoristrada e così via, vado e adesso viaggio. Riparte? Adesso riparto il 24 febbraio per il Camerun. Fra poco, quindi? E va dove? In Camerun e vado... Dove ci sono i pigmei? I pigmei, vado a visitare... Che stanno finendo, mi dicono, vero? Sì, sì, stanno esaurendo. Come molte tribù, come molti popoli indigeni, purtroppo, diciamo che il progresso, insomma, tra virgolette, fa sì che le loro terre ancestrali, che normalmente sono ricche di, non so, minerali, foreste, tante altre ricchezze del sottosuolo... Lei sa più o meno quanti ne saranno rimasti? I pigmei. Adesso vado e li conto. Per sapere, se la piano con i più piccoli, potrebbero piazzare con i patussi. Certo, infatti, pigmei, no? Non lo so, perché effettivamente non sono tutti quanti, diciamo, non c'è proprio il governo del Camerun, non li ha, come si dice, non è stato fatto il censimento, quindi non so esattamente. Ma io sapevo da un po' che erano in via... Un po' di estinzione. Sì, sì, quella. Sì. Beh, come lei va in Africa? Però. Sì, io in Kenya. E sono un'affezionata del Masai Mara, per cui il mio contatto con il Kenya, a parte le popolazioni appunto della costa, sono quelle che vivono nel nord del Kenya, in questa riserva nazionale del Masai Mara, e anche lì è molto interessante conoscere le loro abitudini, certo, le loro tradizioni. Lei poi... soffre il mal d'Africa? Sì. Non c'è ancora il vaccino e purtroppo è vero che esiste. Ma lei, che ha viaggiato in tutto il mondo, soffre di qualche mal d'Australia, del Montana? Soffro forse di mal d'Alaska. Mal d'Asia? D'Alaska, Alaska. Alaska, sì? E quando ci è andata? Ci sono stata 2 anni fa e dove è stata un'esperienza bellissima, ma ho guidato per circa 10.000 chilometri e sono andata da Fairbanks, sono andata al sud a Seward, poi a Skagway e poi sono andata anche nello Yukon, Dawson City. Che... Quando le sono nate questa passione furibonda per i viaggi in solitaria? Allora, innanzitutto devo dire che una buona parte della mia formazione è dovuta ai fumetti. Quindi
Tex Willer e diciamo quindi ai fumetti d'avventura. Ai giornaletti, via. Sì, ebbene sì. E quindi fin da quando ero piccola. Poi a un certo punto ho realizzato che se volevo iniziare ad affrontare queste esperienze, nonché le mie paure, dovevo anche iniziare a fare questi viaggi da sola. Quindi per me sono fondamentalmente innanzitutto un percorso di crescita personale, proprio per affrontare quelle che sono le mie paure. Poi è una boccata di libertà, diciamo al di fuori di quella che è la nostra civiltà occidentale, con quelle che sono le impalcature che tante volte ci vengono imposte. E poi è un'esigenza per contattare i popoli indigeni, io effettivamente ho bisogno di essere da sola per poter abbattere tutte le loro difese. Sì, però ci vuole poter... un gran coraggio andare in solitaria ovunque. Ma io... Qual è il momento peggiore che avevo? A parte il fatto... È stata in Australia, vero? Sì, sono stata in Australia. Mi dicono poi in Australia ha incontrato l'amore. Ebbene sì. Vedi che non era un canguro, ma era un uomo, è vero? Ebbene sì, sì. Ecco. Beh, questo è stato... Devo dire che ho incontrato appunto Patrick in Australia ed è l'uomo che mi ha concesso la libertà, cioè effettivamente lui mi ha... Ma probabilmente Patrick che è qua non vede l'ora... Quando lei parte, no? Beh, secondo il mio punto di vista l'amore è libertà, quindi lui mi dà questo, cioè mi dà la libertà di partire. Non è poco, eh? Qual è il momento, l'avventura peggiore? Ma la peggiore e la migliore, perché con lieto fine è proprio quella dell'Alaska, insomma, nel senso che stavo con questo fuoristrada oltre il circolo polare artico sulla Dalton Highway, che è una sfida per un po' per tutti gli automobilisti, insomma, gli avventurosi, e quindi sono riuscita ad arrivare, in pratica sono arrivata a Prudhoe Bay, che poi praticamente è sull'oceano artico ed è vi sono solo dei campi petroliferi in quella zona lì, quindi è una zona praticamente deserta con solo campi petroliferi. E la mattina mi sono alzata molto presto, anche se lì durante l'estate è sempre giorno. Sono partita molto presto per fare delle foto, per cercare qualche sentiero un pochino più avventuroso. E in effetti insomma l'ho trovato, nel senso che sono andata a guardare un fiume che sembrava basso, ma poi per effetto del permafrost, perché in pratica cosa succede? D'estate il permafrost, che è il sottosuolo ghiacciato, si scioglie e diventa come sabbie mobili. Io questo non lo sapevo, quindi praticamente quando mi sono trovata, stavo quasi per uscire dal fiume, la macchina è affondata. Che ha dato aiuto, è venuto un eschimese, qualcuno? Nessuno. Non c'era assolutamente nessuno nel raggio di... cioè la città più vicina era appunto Fairbanks, a 700 chilometri. Oh, madonna. Quindi praticamente lì per lì è stato abbastanza, nel senso ho detto aiuto, sta succedendo a me, un attimo di incredulità, poi effettivamente in quei momenti si trova il sangue freddo, si trova quello che poi, quelle che sono forse le caratteristiche dell'uomo, no? Dell'uomo anche primitivo se vogliamo, insomma, quindi l'istinto di sopravvivenza. Sono uscita dal finestrino, saltata sul cofano della macchina, saltata, diciamo, ho cercato di bagnarmi il meno possibile perché faceva freddo, e quindi poi ho camminato per circa 2 ore e sono riuscita ad arrivare alla strada principale. Complimenti, non ce la faccio di tutti, racconti, eh? Tu non hai avuto avventure? No, sai, i giornalisti sportivi sono sempre ben equipaggiati, nel senso ottimi alberghi, stadi, tutto selezionato. Beh sì, una maniera diversa di viaggiare, certo. Certo, comunque io ricordo, visto... No, io lei mi fa impressione pure al racconto, capito? Sì, sì, io... Vorrei fare una domanda alla nostra viaggiatrice. Oltre ad essere simbolo, penso, del coraggio e comunque della libertà, come lei ha detto, credo che lei sia anche il simbolo del coraggio e porti in alto il valore delle qual donne. Qual è la domanda? Poiché appunto così, è una donna l'inno, che viaggia. Oltre l'inno, qual è la domanda? Che se è stato complicato, comunque ha trovato difficoltà nell'essere una donna che viaggia. Cioè,
penso che ci siano state maggiori difficoltà. Ok, grazie, prego, rispondi. Dunque, allora, innanzitutto una donna che viaggia, ogni donna che viaggia, soprattutto se si va in luoghi al di fuori della nostra cultura, deve assolutamente adeguarsi a quella che è la cultura locale, vestirsi col dovuto rispetto. Io normalmente ho sempre maniche lunghe, pantaloni, magari anche informi, e quindi diciamo cercare in ogni caso di adeguarsi a questo, perché poi ci sono delle religioni che non ammettono magari il braccio scoperto o altre cose di questo genere. È fondamentale comunque essere molto pratiche, avere un profilo basso, quindi diciamo non attirare troppo l'attenzione e far finta. Io ho pochi minuti, fate domande brevi, risposte brevi. Sì. Grazie, grazie. Sì, sia brevissima. Sì, volevo fare una domanda alla viaggiatrice. Siccome io amo la Namibia e la sua capitale, Windhoek, che volevo sapere se c'era stata e com'era. Dunque, allora, io ho attraversato solo la striscia del Caprivi della Namibia, e quindi praticamente non c'è assolutamente niente, cioè ci sono pochi villaggi dispersi, quindi non ho visto nient'altro. E c'è il segnale di attenzione attraversamento elefanti. Facciamo una cosa, quando Grazie. Torna dai Pigmei? Io torno il 16 marzo. Ci vediamo in quelle date, appena tu la spaccia viva. Con molto piacere. Perché io sono incuriosito che la mia specie sparisca, poi insomma un po' mi dispiace. Raffaella Milandri, mi raccomando, torni a dirci, la prego. Lasciamo.